lunedì 10 luglio 2023, di fronte a noi una nuova settimana piuttosto intensa, sia dal fronte macro con diversi importanti dati, sia a livello societario, perché proprio questa settimana prenderà il via la nuova stagione dei conti d'oltreoceano. Ma andiamo per gradi e iniziamo a vedere quali saranno gli appuntamenti principali macroeconomici. Sicuramente il più importante, quello da seguire più da vicino, è l'aggiornamento sull'inflazione negli Stati Uniti in uscita mercoledì. Gli analisti si aspettano un nuovo rallentamento dei prezzi al 3,1%, ma ovviamente il focus sarà soprattutto sull'indice core, quello depurato dalle componenti più volatili come energia e alimentari, che dovrebbe anche questo rallentare al 5% dal 5,3% precedente. Intanto, questa mattina, a proposito di andamento dei prezzi, è uscito anche l'aggiornamento sull'inflazione in Cina, che ha visto un rallentamento allo 0%, con un'inflazione allo 0% dallo 0,2% precedente su base annua. Ma torniamo ai dati, e perché ovviamente gli appuntamenti non sono certo finiti qui, ma anzi, sempre dagli Stati Uniti, da monitorare anche l'indice sui prezzi alla produzione in uscita giovedì, perché sono solitamente un buon anticipatore dell'inflazione. E poi anche l'indice di fiducia elaborato dall'Università del Michigan in agenda venerdì, che potrebbe dare ulteriori spunti, ulteriori indicazioni sulle aspettative di inflazione da parte dei consumatori. Per quanto riguarda l'area euro, non sono previsti dati di particolare rilievo se non quello sulla produzione industriale in uscita giovedì. Sulla fronte banche centrali, che rimangono sempre in primissimo piano sui mercati, sono in programma nei prossimi giorni diversi discorsi di banchieri BCE e Fed, ma non solo, perché mercoledì sera la Fed pubblicherà il beige book, che potrebbe dare indicazioni sullo stato di salute dell'economia americana, mentre giovedì la BCE diffonderà i verbali dell'ultima riunione, e qui sarà importante vedere più da vicino la posizione dei singoli componenti del board sulle prossime mosse di politica monetaria. Ma non è finita qui, perché, come vi dicevo, come vi anticipavo, anche a livello societario ci aspettano degli appuntamenti con l'avvio della stagione dei conti a Wall Street. Infatti, venerdì alcuni colossi bancari diffonderanno i conti relativi, i risultati relativi al secondo trimestre dell'anno, dando così il via a questo valzer dei conti, e saranno BlackRock, Citigroup, Wells Fargo e JP Morgan. Quindi attenzione anche a questo fronte, perché ovviamente potrebbe movimentare singoli titoli o interi comparti, staremo a vedere. Questi quindi gli appuntamenti che ci aspettano nei prossimi giorni, ma adesso accogliamo l'ospite che ci accompagnerà in questa puntata di Weekly Bella. È tornato a trovarci ovviamente in collegamento Giancarlo Sandrin, Italy and Spain Country Head di Legal and General Investment Management. Buongiorno Giancarlo, benvenuto. Buongiorno Valeria e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Giancarlo, iniziamo con una considerazione sulla Fed, non solo in vista del dato sull'inflazione negli Stati Uniti che uscirà mercoledì, ma anche perché venerdì sono usciti importanti dati, quelli sul mercato del lavoro, che sono anche questi indicatori che vengono osservati da vicino dalla Fed, e poi perché nei giorni ancora prima sono stati diffusi i verbali della Fed, che hanno mostrato un po' una posizione divergente all'interno del board. Quindi ti chiedo effettivamente se ci sono delle novità su questo fronte, degli indizi utili per capire le prossime mosse della Banca Centrale Americana. Ma dici bene perché appunto nei verbali che erano usciti il 13-14 giugno, per il 13-14 giugno, diciamo, non c'era stata tutta questa unanimità nel mantenere i tassi a livelli tra il 5 e il 5,25%. C'erano comunque dei membri della Fed
che sarebbero stati disposti ad un aumento di un quarto di punto, comunque non si sarebbero opposti. Quindi diciamo che questa decisione, questi verbali ci fanno anche supporre che magari, come si vede un po' dai dati che stanno uscendo delle survey, è probabile che ci possa essere un aumento di 25 basis point nella prossima riunione della Fed. D'altronde i dati macroeconomici fanno intendere che sicuramente non siamo di fronte a una recessione. C'è chi parla di il cosiddetto soft landing. C'è da dire che se da un lato abbiamo visto dati un po' più bassi, lato factory orders, e dati ISM, dall'altro c'è stato un numero particolarmente forte per quanto riguarda i dati ADP, dove appunto c'è stato un aumento di quasi 500.000 lavoratori rispetto ai 220.000 previsti. Quindi sicuramente si tratta di una situazione dove l'economia continua ad andare avanti. C'è però, e lo facevi notare tu, un dato di stamattina relativo all'inflazione. Aggiungerei un altro dato sempre sulla Cina che è uscito questa mattina, che è il tema legato ai prezzi alla produzione, che sono calati rispetto a un anno di circa il 5,4%. Quindi vediamo che la Cina che è sempre stato un po' il motore anche di produzione per i mercati sviluppati, sta vedendo una riduzione dei prezzi, una situazione inflazionistica completamente diversa rispetto ai paesi sviluppati. Sappiamo, e poi magari ne parleremo anche dopo, che la globalizzazione, diciamo, si è un po' bloccata, se vogliamo dire così, rispetto al passato, quindi ci potrebbero essere anche dei temi legati a queste tensioni commerciali tra Cina e America, però sta di fatto che abbiamo visto un po' una riduzione in quell'ambito. E proprio su questo, Giancarlo, mi piacerebbe fare una riflessione insieme a te sulla notizia dei giorni scorsi riguardanti le prossime limitazioni, perché partiranno da agosto, alle esportazioni da parte della Cina di alcune terre rare che sono utili per la produzione di semiconduttori. Questo ovviamente ha scatenato già delle reazioni, secondo alcune indiscrezioni, da parte degli Stati Uniti. Per quanto riguarda tutti i servizi cloud, quindi sul mondo tecnologia, però cerchiamo di fare un attimo il punto, Giancarlo, e capire come, se riusciamo a immaginare una possibile evoluzione su questo fronte che rimane caldo, insomma, ogni tot se ne salta fuori una, anche qui. Ma in realtà il tuo lapsus iniziale mi sembra che fosse proprio preciso, quindi asportazione, nel senso che vengono eliminati dei componenti spesso base di alcune produzioni. L'abbiamo visto nel passato con altre terre rare che sono state un po', le cui esportazioni sono state un po' ridotte. L'ultimo è stato quello relativo al gallio e al germanio, che penso siano metalli che siano per lo più sconosciuti più. Si tratta di materie appunto rare, ma sono anche rare perché pensate che si tratta di minerali che sono stati scoperti a fine 800, quindi si tratta veramente di materiali che vengono utilizzati nelle tecnologie moderne, sia per la produzione di microprocessori, il germanio in realtà anche per la produzione di fibre ottiche, poi entrambi anche nelle componenti LED. Quindi si tratta di materiali preziosi per quanto riguarda la produzione di tecnologia, e questo ovviamente può essere una risposta a quella che è stata la politica degli Stati Uniti di andare a bloccare le esportazioni di determinati chip verso il mercato cinese. D'altro canto, abbiamo visto settimana scorsa il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che ha dichiarato di voler invocare, si chiama il Defensive Protection Act, che è uno strumento per aumentare l'estrazione e la produzione appunto di gallio e germanio proprio in risposta alla Cina. C'è un po' un rimbalzo, l'abbiamo visto anche nel weekend, alcuni giornali lo intitolavano appunto il discorso del poliziotto buono, poliziotto cattivo, la Yellen va in Cina, pare che comunque ci siano stati delle discussioni particolarmente
positive tra appunto il segretario del Tesoro e i funzionari cinesi. È chiaro che ci sono delle tensioni in atto tra America e Cina che vanno a prendere un numero particolarmente elevato di fattori, perché da un lato c'è il tema di un potenziale supporto della Cina nei confronti della Russia sulla guerra dell'Ucraina, dall'altro vediamo il problema Taiwan. In più ci mettiamo anche la ricerca da parte della Cina di un sorpasso tecnologico nei confronti dell'America, quindi tutto questo non fa che esacerbare un po' le tensioni e le competizioni che sono presenti tra Cina e America. E se ben guardiamo, forse questo è uno dei principali catalyst o le principali fonti di rischio che potremmo vedere in futuro. Quindi se dovessimo guardare anche un po' i mercati, cosa potrebbe andare male? Ecco, forse è qualcosa legato proprio al tema Cina e rapporti Cina-America. Quindi tensioni geopolitiche è sicuramente un tema da osservare da vicino, da continuare a monitorare questa evoluzione delle loro relazioni, proprio perché poi potrebbe coinvolgere diversi ambiti. E riguardo poi al progresso tecnologico che ci dicevi, un po' anche alla base delle loro relazioni Cina e Stati Uniti, gli analisti di JP Morgan, anzi no, scusami, di Morgan Stanley, hanno previsto proprio grazie al progresso dell'intelligenza artificiale che il titolo Microsoft andrà verso una capitalizzazione, crescerà e andrà verso una capitalizzazione di 3.000 miliardi di dollari, spinta proprio da questo nuovo trend di intelligenza artificiale che sta un po' galoppando, no? In quest'ultimo periodo, l'abbiamo visto anche sui mercati. Ti chiedo, Giancarlo, quali ambiti, quali settori potrebbero essere maggiormente coinvolti da questa rivoluzione? Ma il titolo Microsoft è chiaramente uno di quei titoli che è stato un punto di attenzione, ha dato un punto di attenzione sul tema AI per il tema ChatGPT. Ovviamente poi ci sono anche tutta la galassia dei cosiddetti, quelli che una volta chiamavamo appunto FANG, quindi Alphabet, Apple, Meta, anche loro sono stati chiaramente interessati da tutto il tema dell'intelligenza artificiale. C'è da dire una cosa: noi quando guardiamo all'intelligenza artificiale cerchiamo anche di, come dicevi tu, di guardare anche quelli che potrebbero essere i sottosettori, cioè quindi tutte quelle infrastrutture che sono necessarie per far funzionare in maniera corretta l'intelligenza artificiale. Nvidia è sicuramente quello più conosciuto per il tema dei microprocessori. Diciamo che in realtà l'attenzione del momento è stata spostata dagli investitori sul titolo, passami il termine, più semplice, quindi il titolo che tutti conoscono sull'intelligenza artificiale, ma ci sono tanti altri segmenti che sono sicuramente interessanti, come oltre a eventuali ulteriori produttori di chip che potrebbero magari un domani anche fare effettivamente concorrenza a Nvidia, ma poi anche tutto il tema delle infrastrutture. Se pensiamo ad esempio a tutta la parte cloud, quello è sicuramente una componente fondamentale per l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale si basa sull'utilizzo di dati e i dati devono essere conservati dove? Nel cloud, ovviamente. Quindi quello è sicuramente un altro aspetto che va preso in considerazione. Ma poi un altro tema che a nostro parere sarà sempre più importante è legato anche in generale alle aziende che saranno un po' gli early adopter, quindi quelli che andranno a prendere per primi l'intelligenza artificiale e sfruttarla in maniera più efficiente, proprio perché sappiamo che l'intelligenza artificiale aiuta a migliorare tantissimi processi all'interno dell'azienda. Si parla spesso anche del rischio, magari anche di riduzione dei posti di lavoro. Sicuramente con un rischio c'è anche un'opportunità data dal fatto che l'intelligenza artificiale può andare a semplificare anche dei processi molto rutinari,
oltre alla possibilità di andare a mettere ulteriori check all'interno di processi produttivi. Faccio due esempi molto semplici, uno è sulla parte sanitaria, se pensiamo al supporto che può dare l'intelligenza artificiale a fare una sorta di check ulteriore rispetto a quello di una persona fisica, quindi di un dottore che magari guarda degli esami, l'intelligenza artificiale riesce a rielaborare tutti questi dati sulla base di tantissime migliaia di cartelle cliniche già viste e rielaborate dal sistema di intelligenza artificiale. Questo sicuramente dà un ulteriore check aggiuntivo, piuttosto che nei processi di costruzione di nuovi prototipi industriali, piuttosto che check ulteriori lato ingegneristico. Quindi insomma gli ambiti sono davvero ampi e trasversali. E, secondo te, Giancarlo, qual è, se c'è, uno strumento migliore rispetto ad altri per prendere posizione su questa rivoluzione? Non so, singoli titoli piuttosto che invece indici, piuttosto che fondi dedicati o strumenti derivati? Quale potrebbe essere forse in questo momento lo strumento migliore? Ma in generale fondi ed ETF, no? Ad esempio abbiamo anche noi un ETF su questo tema dell'intelligenza artificiale, sono strumenti a mio parere utili perché il rischio che vedo io diciamo così, nel fai da te lato intelligenza artificiale è andare magari o a investire su titoli che magari sono già cresciuti molto, oppure cercare di trovare l'azienda innovativa nel settore dell'intelligenza artificiale che poi magari per mille motivi non potrebbe essere quella vincente. Anche perché sono tecnologie talmente in evoluzione che riuscire a capire chi sarà il vincitore magari fra 2 o 3 anni è particolarmente complesso. Quindi una diversificazione tra titoli, ma anche, visto che ne parlavo anche prima, tra settori, quindi la catena del valore dell'intelligenza artificiale può avere molto molto più senso. Quindi diversificando riusciamo a prendere un po' il trend dell'intelligenza artificiale, evitando i rischi di sbagliare, dell'errore magari di concentrarsi troppo su 2 o 3 titoli che pensiamo essere un po' i vincitori di domani. In effetti, Giancarlo, come ricordavi tu, alcuni titoli sono cresciuti già molto e quindi ovviamente le valutazioni di conseguenza non sono più così, insomma, di occasione o interessanti da quel punto di vista. E a proposito di tecnologia, il Nasdaq ovviamente è stato spinto in questa prima parte dell'anno proprio da questo discorso della tecnologia e di alcuni titoli in particolare, tanto che hai archiviato il miglior semestre di sempre e le statistiche, Giancarlo, dicono insomma, storicamente, così solitamente, che più Wall Street ha chiuso bene, diciamo, il primo semestre, più farà meglio anche nella seconda parte dell'anno. Secondo te, Giancarlo, può essere queste statistiche? È interessante guardarlo e avere sempre anche un occhio a cosa dicono questi dati, o siamo in un momento così particolare, che forse non è il caso di seguirle? Ma in generale ritengo che sia sempre interessante guardare anche ad alcune statistiche che possono magari portare un supporto, se vogliamo, magari anche ai fondamentali. Sicuramente il tema dei fondamentali è un qualcosa che va comunque osservato, in particolare perché, e questa è un po' la premessa che faccio rispetto alle altre statistiche che magari porterò successivamente. Ci si aspetta comunque un atterraggio in qualche modo dolce, meno dolce da parte dell'economia, perché tutte queste manovre delle banche centrali sono improntate proprio a una riduzione, a un freno dell'economia stessa. Noi veniamo da un periodo in cui abbiamo vissuto sempre un tasso di inflazione vicino allo zero, dove non era abitudine aumentare i prezzi.
Adesso sembra che anche se vogliamo, anche nella rete di tutti i giorni, che sia sempre più facile vedere un po' questi aumenti. Quindi sicuramente bisogna tenere sempre a mente che le banche centrali hanno come obiettivo il rallentamento dell'economia. Fatta questa premessa, è corretta la statistica che dicevi, te ne riporto altre due che sono comunque interessanti. Una si chiama il President Cycle Year Three, che vuol dire sostanzialmente che nel terzo anno del mandato di un presidente degli Stati Uniti, tendenzialmente si ha un mercato, specialmente nel secondo semestre, in crescita. Questo storicamente è stato un dato di fatto. Se succederà anche quest'anno, ripeto, lo andremo a vedere. C'è un altro indice di supporto che è chiamato Advanced Decline, sostanzialmente è appunto l'indice di avanzamento declinio, ed è un indicatore che rappresenta la differenza tra il numero dei titoli che avanzano e quelli che diminuiscono. E anche in questo ambito c'è un fattore positivo all'interno dei mercati. Te ne dico un'ultimissima, che anche questa è positiva, che è la teoria di Dow. Visto che facciamo un po' un excursus di queste statistiche, Vai, vai. la teoria di Dow è un'altra teoria finanziaria che sostanzialmente guarda la tendenza al rialzo se le medie sono su, se le medie degli indici Dow, perché noi siamo abituati al Dow Jones Industrial Average, ma ce ne sono anche altri, tipo c'è il Dow Jones Transport Average. Quindi se uno di questi indici comincia ad andare sopra la media e anche un ulteriore titolo sempre di un altro settore, anch'esso supera, diciamo, i massimi, quindi va sopra la media, c'è una tendenza rialzista. Quindi in questo caso diciamo che le statistiche ci dicono questo. Poi ripeto, siamo sempre in un momento in cui le banche centrali cercano di frenare l'economia e siamo in un momento dove chiaramente le tensioni geopolitiche non sono comunque da sottovalutare. Certo, ci sono variabili che insomma potrebbero stravolgere tutto. Chi può dirlo? Senza contare appunto l'imprevisto che può essere dietro l'angolo e quello, chi lo sa. Comunque interessante queste statistiche che solitamente fanno felici appunto gli analisti, chi segue particolarmente questi grafici con insomma tutte le considerazioni del caso. A parte la tecnologia, questa grande rivoluzione dell'intelligenza artificiale di cui se ne sta sentendo parlare molto, vedi delle altre forze dirompenti in questo momento? Ma io ti direi che sicuramente la tecnologia rimane la principale forza dirompente del momento. Ad oggi abbiamo parlato molto di intelligenza artificiale. Quello che noi ci aspettiamo poi in futuro, sempre lato tecnologico, sarà l'avvento del quantum computing, quindi i computer quantici che utilizzeranno una tecnologia completamente diversa e avranno delle performance che sostanzialmente renderanno i computer attuali simili ai computer degli anni 80, sostanzialmente. Quindi una trasformazione molto molto importante, che darà ancora più forza, se vogliamo, anche l'intelligenza artificiale, ma che creerà anche ad esempio potenziali problemi, perché computer così potenti renderanno sostanzialmente inutili i sistemi di crittografia attuali. Quindi in questo ambito tutto anche il tema della security, della cyber security, diventerà ancora più importante. Se vogliamo, uno dei temi di cui si è parlato spesso nei mesi scorsi, ma che è rimasto sicuramente più indietro quest'anno, è tutto il tema della green economy, quindi anche delle energie rinnovabili. In questo ambito sicuramente ci sono degli spazi di crescita futura. Qui rimane sempre il catalyst dei governi. Più i governi incentiveranno la transizione verde, più sarà possibile vedere i benefici all'interno anche di questo settore economico. Fra tutti, ad esempio, se noi andiamo a guardare il tema dell'idrogeno, che è stato è un tema molto dibattuto nel passato. Questo è un tema che ovviamente necessiterà di forti investimenti da parte dei governi per poter
poi effettivamente crescere. Quindi un punto d'attenzione dovrà essere dato alla spesa che i governi faranno sulle energie rinnovabili. Bene, insomma, quindi tecnologia top, ma non solo. Staremo a vedere ovviamente anche altri movimenti. E a proposito di movimenti, Giancarlo, il comparto finanziario ha sostenuto il nostro mercato, il FTSE MIB, che ha raggiunto livelli che non si vedevano dal 2008. Mi piacerebbe avere da te anche una considerazione su quello che è il mercato italiano. Ma guarda, su questo mi permetto anche di fare un appunto, perché non è stato solo il settore finanziario a far crescere il FTSE MIB quest'anno. Ci sono stati titoli come il settore anche delle auto, Ferrari, Stellantis, che comunque hanno dato un ottimo supporto al FTSE MIB. Teniamo conto anche di alcuni dati. Attualmente l'indice FTSE MIB gira su un ratio di price earning particolarmente basso, siamo intorno all'8. Se guardiamo invece lo Eurostoxx, il DAX e il CAC 40, siamo intorno ai 12. Se guardiamo il Dow Jones, siamo intorno al 20. Se guardiamo il Nasdaq, siamo intorno al 30. Quindi effettivamente il nostro mercato gira veramente a sconto, quindi o riteniamo che ci siano dei fondamentali di base particolarmente negativi, che quindi ci facciano andare a sconto, oppure effettivamente gli investitori si sono resi conto che magari girare a ratio del 50%, quasi del 50% inferiore rispetto ad altri paesi europei, magari potrebbe essere un mercato da guardare con un po' più di attenzione. Allora, guardiamolo più d'attenzione, questo nostro mercato. Giancarlo, siamo agli sgoccioli di questa nostra chiacchierata, ma prima di lasciarti, volevo chiederti una veloce anche aspettativa su quello che saranno gli appuntamenti di questa settimana, in particolare riguardo alla stagione delle trimestrali che prenderà il via venerdì, poi ovviamente lo approfondiremo questo discorso magari nella prossima puntata di Weekly Bella. Ma qui volevo chiederti cosa aspettarsi da questa nuova ondata di conti. Ha un reality check abbastanza importante, perché se guardiamo i dati macro, abbiamo visto spesso sorprese positive. Quindi dovremmo guardare un attimo con molta attenzione i dati di queste trimestrali, che potrebbero portare dei dati positivi in linea con quello che è stato l'andamento macroeconomico, e saranno comunque anche un eventuale fonte di conforto per mercati se positivi, quindi potrebbero dare un attimino di slancio, se vogliamo, o di supporto, di benzina per la crescita dei mercati azionari. Staremo a vedere allora. Giancarlo, io ti ringrazio per essere stato con noi oggi e ovviamente ci vedremo presto, prossimamente, sempre a Weekly Bella. Grazie ancora. Grazie Grazie a voi. anche a voi per averci seguito. Ovviamente l'appuntamento con Weekly Bella rimane fissato per settimana prossima, quindi lunedì sempre alle 8:30. Vi auguro una buona giornata e una buonissima settimana a tutti. A presto!